Salve a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera natore, con il Nottingham Forest su FIFA 23. Prima di iniziare io come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace e soprattutto signori vi chiedo di ascoltare bene i prossimi 15 secondi di questo video. Come avete visto nell'ultimo episodio abbiamo simulato tanto per due motivi. Il primo motivo è che ho visto che alla fine la maggior parte di voi non sta guardando tutta quanta questa carriera e un po' mi dispiace, ma un po' vi capisco. Per questo motivo ho deciso sì comunque di continuare a giocare, ma di giocare solo le partite principali. In questo caso infatti abbiamo subito la finale di FA Cup importantissima con lo United, perché se li battiamo andiamo poi direttamente in Europa League. La seconda cosa è che io ho anche un secondo canale che forse molti non conoscono, si chiama Giuse360 Extra. Stiamo facendo una carriera giocata dalla terza divisione inglese con il Wimbledon e questa carriera è quasi finita. Perché ve lo sto dicendo? Perché vi chiedo, anzi vi invito a seguire quel canale, perché a breve, circa tra una settimana e mezzo, non lo so, vediamo, inizieremo lì una carriera giocata dalla Serie B italiana. Quindi preferisco accelerare un po' per quanto riguarda il primo canale, perché vorrei appunto alternare le career battle che già avete visto sul canale con il Road to Scudetto, che inizierà più o meno in concomitanza con l'inizio della Serie A, del campionato di Serie A della vita reale. Per questo motivo ho deciso di accelerare un po', e per tutti quelli che stanno comunque seguendo questa carriera vi dico grazie e vi dico però di spostarvi per questa tipologia di contenuti sul secondo canale, dove appunto giocheremo lì davvero tutte quante le partite. Detto questo, io direi che possiamo subito partire con il video di oggi. Cercheremo di giocare questa partita, anzi cercheremo di portare a casa questa partita, e poi andremo subito a fare il calciomercato. Questa qui è la squadra, siamo più o meno al 100% con una lucidità di 60. Non è una lucidità molto molto buona, però signori, le finali non si giocano, si vincono. Lo United è una grande formazione, cercheremo di fare del nostro meglio per batterli, altrimenti il prossimo anno sarà un anno di transizione. Mi piacerebbe giocare l'Europa League e quindi potremmo appunto utilizzare questo video per fare il calciomercato e giocare poi di conseguenza l'Europa League. Se non raggiungiamo l'Europa League possiamo appunto utilizzare quell'anno per migliorare i nostri giocatori e poi andare direttamente alla stagione poi quella successiva. Saltiamo la conferenza stampa anche perché il morale è già molto alto. Queste qui sono le formazioni con Rashford, Anthony, Sancho. Una grande squadra signori che possiamo battere. 13 maggio 2023 andiamo a giocare la finale alle 17:30. Andiamo. Prima di continuare con il video però ragazzi vi ricordo che OneFootball ha lanciato un giveaway incredibile dove potete vincere 300.000 FIFA Points e addirittura una PlayStation 5. Come fare per partecipare? Aprite la descrizione di questo video, troverete un link, cliccate su questo link e vi apparirà qui nello schermo, vi metto anche la schermata del mio telefono con quello che vi appare una volta avete aperto il link. Dovete semplicemente scaricare poi l'app, compilare rapidamente tutto il questionario e poi sarà OneFootball a contattarvi in caso di vittoria. Ragazzi, partecipate perché ci saranno tantissimi vincitori seri che si suddivideranno i 300.000 FA Points più un ragazzo che si porterà a casa la PlayStation 5. Ci mettete 5 secondi letteralmente per partecipare e potete vincere e utilizzare i FA Points per shoppare quando poi su FIFA uscirà la squadra dei Toti. Io vi lascio al video e mi raccomando, partecipate. Tutto pronto ragazzi, ci siamo, schippiamo tutto, abbiamo visto anche la coppa, non è vero, non l'ho vista. Nottingham Forest United, si parte, via, subito. Schavarinco, attenzione qui, Mangala allaga dall'attrato molto bene per Johnson. Partiamo subito alla grande, Johnson uno contro uno, tira col sinistro e tira fuori. Madonna mia che schifo, iniziamo subito così, già mi sento male. Eriksen, attenzione qui, attacca lo United, 8000 rimpalli, dentro per Tommasino. Con calma, cerchiamo di chiudere tutti quanti gli spazi. Ma perché ci apriamo così tanto, porca di quella vacca. Rashford, giocano bene, giocano cos'è il pep, il, non lo so, il peppismo, porca miseria. Cicciolodi, tocco per Johnson, dentro per Schafarenko che deve allargare dall'altro lato, lo è tutto dietro, porca vacca. Williams, dentro per Ekiti, che uno due con Williams, che si chiude alla grande. Williams, dentro passa, destro, rete, sì, 1-0 signori, 1-0, gol di Gibbs White dopo 25 minuti, sblocchiamo il match, un match molto complicato, ma ce lo, ma riusciamo a sbloccarlo, ecco, riusciamo ad andare avanti. Williams diventa buona per Edward che protegge palla, poi allarga dall'altro lato, molto bene per Ekiti, poi dentro per Gibbs White che può andare fino in fondo, la alza molto bene per Johnson, stop,
tiro, no, perché si è lanciata? No, no, che stai facendo? Ma perché stava palleggiando? Porca miseria, doveva tirare al volo. Vini, diventa buona per Williams. Tocco interessante per Schafarenko di prima, per Eketic, uno contro uno, Eketic che caccia con il destro e segna ancora. Ancora no, però va bene lo stesso. 2-0 al 37esimo. Eketic, vamos. Eketic, filtrante per Edward. Attenzione qui, destro-sinistro, rete, 3-0, mamma mia, che spettacolo. È rinato sto Nottingham Forest. È KO tecnico, però aspettiamo perché comunque una finale e comunque l'andamento, comunque il risultato di questa partita, sto dicendo mille volte la parola comunque, sarà fondamentale per la stagione successiva, quindi io non rischio. Occhio! Eccolo, eccolo, l'ho chiamato. Gol di Tommasino con un tiro da fuori aria. La partita è riaperta, non è finita, non abbassiamo la guardia, fine primo tempo. Rashford, Anthony, Eriksen sinistro, mamma mia, siamo calati, però attenzione perché sono completamente sbilanciati. Iketi che deve aspettare il momento giusto e poi servire sulla corsa Edward, che stranamente non ce la faccia, il Biraghi che corre come non so chi, come Teo Hernandez. Comunque siamo calati tantissimo negli ultimi 20-25 minuti, cerchiamo di resistere perché 30 minuti sono tantissime, lo United può tranquillamente fare due gol in 30 minuti se non stiamo attenti. Sancho, eccolo qui, super parata di Henderson al 64esimo, signori, se continuiamo così non ce la facciamo. Calcio d'angolo, ok, mamma mia, sulla linea, non ho mai visto una cosa del genere in vita mia, Johnson può andare, attenzione qui, Johnson appoggia molto bene per Iketike, che può andare fino in fondo, paragata dall'altra ancora per Johnson, attenzione qui, cerca di restare in gioco, Johnson, calcio in porta col sinistro, che cos'è, questo era un tiro, Williams dentro per Schafarenko, cross di testa, non ci arriva, ci arriviamo male. Oh mio Dio, non lo so cosa è successo. Edward diventa buona per Williams, che la crossa dentro per chiuderla. Attenzione, arriva da dietro. Johnson, 4-1 è finita, ragazzi. 4-1 è finita. Esultanza alla Leo Messi e si va a casa, ragazzi, con la coppa e con la qualificazione all'Europa League. E quindi questa diventa automaticamente una grande stagione, perché sì, è vero, in campionato abbiamo fatto male, anzi male no, perché siamo arrivati comunque a metà classifica al nostro primo anno, però ci siamo rifatti con una grandissima qualificazione. E non è finita, attenzione qui, Johnson dentro per Gibbs White, tocco interessante per Iketic che non ce la fa, ma comunque grande prestazione anche la sua. Non c'è più tempo, l'arbitro fischia la fine, vinciamo 4-1, bene, sono contento, gustiamoci ora l'alzata della coppa, perché il nostro capitano dovrebbe essere Gnakaté, il difensore centrale, molto forte, molto veloce, e lui il capitano perché ho controllato ed è il più anziano della squadra e ha 26 anni, tipo 26-27, tutti gli altri sono dei giovincelli e quindi è lui che deve avere, diciamo, un po' più di responsabilità all'interno dello spogliatoio. Eccolo qui il capitano, signori, con la numero 19 alza il primo trofeo di questa carriera. Bravo capitano, complimenti a tutti, grande vittoria, adesso andiamo a festeggiare. A questo punto, signori, non ci resta che simulare le ultime partite di campionato. Sono le ultime due, sono partite completamente inutili. Arrivare ottavi, arrivare noni, arrivare decimi non ci cambia assolutamente niente. Sono comunque strasoddisfatto di tutto quello che siamo riusciti a fare in questa stagione. Non ci resta quindi che avanzare. Ci vediamo direttamente alla stagione successiva con il budget a disposizione. Vediamo però le ultime due partite, perché vinciamo con il West Ham 3-2 e perdiamo 3-1 con il Chelsea. Va bene, siamo arrivati, ragazzi, alla seconda stagione della carriera. Questa qui è la squadra e purtroppo potete vedere che abbiamo perso due pezzi importanti. Il primo è Cicciolodi, ma abbiamo Richards, molto forte, 25 anni, infatti sto utilizzando anche il banchettino per farlo crescere, ed è un 77, quindi in realtà non è male. Poi su questo gioco ci sono pochi terzini che riescono ad arrivare a 86, 87, 88, quindi preferisco non prendere sempre gli stessi e variare un po'. In porta invece non possiamo giocare con un 72. Henderson ha fatto veramente bene, quindi io direi di confermare tutta quanta la rosa, perché i giovani tutti quanti crescono, e di spendere tutto il budget, ovvero 64 milioni per il portiere. Potremmo anche riprendere Henderson, perché Henderson non ha fatto male, molto forte, poi anche giovane, tipo 25-26 anni, e secondo me potrebbe anche essere una bella chiamata, sempre per il solito discorso di fare acquisti senza prendere sempre gli stessi. Henderson in realtà io non l'ho mai preso in nessuna carriera, quindi potremmo tranquillamente riprenderlo adesso che abbiamo i soldi. Prima però di comprare il portiere, io direi di rinnovare tutti quanti i giocatori che hanno il contratto in scadenza, che sono tantissimi, e poi vediamo quanti soldi ci restano appunto per il portiere.
cameriere. Sono andato avanti di un mesetto, signori, perché ho aspettato tutti quanti i resoconti dei portieri che appunto sto seguendo. Sono tantissimi, il più forte è De Gea. Allora andiamo in ordine. De Gea io direi di scattarlo, perché sì, è vero che è il più forte, però ha anche 32 anni, anche il più vecchio della lista, e non ho bisogno di un portiere che cala, anzi puntiamo a portieri giovani. Al secondo posto c'è Kobel, purtroppo però Kobel costa tantissimo perché ha un valore di 65 milioni e noi abbiamo circa 58, quindi è imprendibile. Al terzo posto c'è il nostro Aaron, 40 milioni di valore, forse lui si può prendere, non è male. Poi c'è Pickford, anche lui molto molto interessante, e poi c'è Henderson che è il portiere che avevamo fino a ieri. Quindi la scelta va praticamente, cade su questi giocatori qui. Vi posso dire una cosa, raga? Io andrei su Henderson, perché è vero che lui è più forte, ha anche un grande potenziale, però quante volte l'abbiamo preso questo pischello? Invece Henderson ha fatto molto bene l'anno scorso, ha fatto delle grandi parate, e quindi sinceramente preferisco prendere magari uno leggermente più scarso, perché la differenza è poca, 84-83, preferisco prendere uno leggermente più scarso, però almeno uno più debole o comunque meno forte, ma andando a prendere un portiere su cui non ho mai puntato. Ci sono anche gli altri nella lista, come Musso, che non è male, però costa 20 milioni, Livakovic 24, Cragno 14, compriamo solo il portiere, quindi io direi di fare una via di mezzo, ecco, non uno troppo forte, non uno troppo scarso. Quindi io riconfermo, signore, la mia scelta e vado su Henderson, portiere che abbiamo già conosciuto, che già conosce lo spogliatoio, già conosce l'ambiente, e quindi lo voglio riportare appunto qui perché ha fatto bene e quindi ci ha convinti tutti. 35 milioni di offerta, vediamo un po' che cosa ci dicono. Che vogliono Mangala come contropartita, assolutamente no, Mangala è titolare di questa squadra e non se ne va. 38 milioni più clausola del 15%, vediamo un po' che cosa ci dicono, che l'affare si fa. Quindi primo e forse ultimo acquisto di questa seconda stagione. Devo controllare un po' la squadra delle riserve, perché forse ci serve un terzino sinistro panchinaro, visto che l'anno scorso avevamo Cicciolodi titolare e Richards in panchina. Adesso Richard titolare, ma in panchina mi sa che non c'è nessuno che può giocare a sinistra, quindi magari gli ultimi milioncini li possiamo spendere appunto per una grande riserva, per un grande terzino che può giocare sia a destra e sia a sinistra, così completiamo tutto il reparto difensivo. Stipendio confermato per Henderson, 110.000, e acquisto effettuato. Stavo controllando un po' la formazione e soprattutto a livello difensivo, e in realtà ce l'abbiamo un terzino sinistro, si chiama Toffolo, e alla fine non è male perché è un 73, adesso gli cambio ruolo, lo metto TS, così riesce a sostituire Richards nella maniera migliore possibile. Ha 27 anni, quindi non è neanche vecchio, potrebbe anche crescere, infatti ci metto subito il banchettino per farlo crescere di più. Secondo me alla fine ci siamo, ho notato anche che ci sono tantissimi giocatori scontenti, quindi mi sa che gli ultimi soldi non li utilizziamo per appunto prendere un terzino sinistro, ma per rinnovare tutti quanti i giocatori che vogliono magari qualche spicciolino in più. Prima di giocare la prossima partita, che non sarà di Europa League, signori, ma è la finale di Community Shield contro il Manchester City. Ci sono due problemi però, anzi un solo problema: 20 di lucidità. Perdiamo 4-0 sicuro, però è una finale e la voglio giocare. Ma prima di giocare voglio farvi vedere una cosa, ovvero il giovane, quello forte 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 della primavera. Eccolo qui, signori, Lambert 68, quindi ho azzeccato la crescita. Chi ha visto gli ultimi video lo sa, avevo detto questo arriva a 68 a fine anno, e infatti ci è arrivato. Non può giocare con noi, quindi lo mettiamo in prestito e continuiamo ovviamente a sfruttare il baghettino del cambio ruolo per farlo crescere in maniera più veloce. Adesso possiamo andare a giocare la prima partita della seconda stagione contro il Manchester City. La lucidità fa tantissimo. Purtroppo ho dimenticato di inserire gli allenamenti e la lucidità è bassa proprio perché gli allenamenti non li abbiamo fatti. Non li ho fatti in precedenza perché si giocava spesso e quindi volevo la squadra al 100%. Però poi purtroppo mi sono dimenticato di cambiare il piano di allenamento. Di conseguenza la squadra non si è allenata per tutta l'estate. Quindi non ha fatto niente. Le altre squadre sono andate in ritiro, noi invece siamo andati a mare. E quindi questo è il risultato. 5 agosto 2023, ci proviamo e poi, signori, vediamo quello che viene fuori. Tutto pronto, ragazzi?
ragazzi, ci siamo. Schippiamo ogni cosa. Vediamo quello che viene fuori. Ho paura quasi a giocare la partita. Nottingham Forest, Manchester City. Si parte adesso. Edwards diventa buona per Ikitike, che appoggia molto bene per sciapare in culo contro uno, calcio con il destro. Pallone parato da Henderson. Incredibile, Ederson. Incredibile, incredibile. Prima occasione costruita. Calcio d'angolo. Ederson, colpo di testa. Non ci arriva nessuno. Poi quello è fallo, però. È fallo da rigore. Attenzione qui. Gibbs può andare fino in fondo. Metterla dentro. Nella mischia. Colpo di testa. Non ci arriva nessuno. Siamo partiti bene anche con la velocità bassa. Calcia con il destro e calciamo fuori. Va bene, venivamo dal corner, quindi eravamo sbilanciati e di conseguenza dovevo buttare la palla fuori. Ecco, infortunio per Johnson. Avendo poca lucidità, secondo me ci sono anche più probabilità, più possibilità di infortunarsi. Comunque dovrebbe essere solo un acciacco e quindi Johnson per adesso resta in campo. Zaha, attenzione qui, Zaha, dentro basta, adesso! Rete, gol di Mahrez al 25esimo. In questo caso il nostro portiere purtroppo non ha potuto fare nulla. Haaland, ancora loro, Henderson, e siamo calati. Adesso la sento, Henderson, cosa ha preso? No, 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 calcio di rigore, porca miseria, calcio di rigore, madonna mia. Si sente la lucidità bassa, poi il Manchester City è già fortissimo. Con la lucidità bassa è impossibile. Henderson, pare anche il rigore, poi sbatte contro il palo, tutto il sangue che esce. Però lui resta in piedi lo stesso, ci tiene in piedi, ci tiene in piedi, resta in piedi lui e resta in piedi anche la sua squadra. Però mi sa che è questione di tempo. Richards recupera la palla, vediamo se riusciamo a fare questo contropiede che veniva dal corner o comunque dalla rimessa laterale. E che scatta, scatta, ma perché non c'è nessuno che si fa vedere? Mettila dentro bassa e buona, girati, filtrante, ok, no, porca vacca, c'è Ruben Dias, sono forti. Occhio, Herrera, attenzione qui, scivolata, no, non è rigore, ok, meno male, meno male, meno male, meno male. Ma contro questi calciatori bisogna andare così, cioè bisogna rischiare tutto per tutto. E Kitty, attenzione qua, Kitty che protegge di fisico, pallanga dall'altro lato, molto bene per Eto'o. Secondo palo, ti prego, attenzione qui, cross, no, 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 rimettila dentro, no, non è vero, non è vero, non è vero. Mangala, diventa buona per Shapanenko, dentro per Mangala, che calcia con il destro. No! Non ci credo! Non ci credo! Com'è entrato? Com'è entrato? Com'è entrato questo pallone? Ha segnato Mangala! Mamma mia, non sa neanche lui. Infatti non sa neppure come deve saltare perché non ha mai segnato in vita sua. Ma che cavolo è successo? 1-2 bellissimo con Shapanenko, forse, non lo so. E poi destro, forse, non lo so. Deviato, non lo so, ragazzi, non lo so e non lo voglio sapere. 1-1 al 52esimo dopo che il Manchester City ha sbagliato di tutto. Haaland, attenzione! Bravo Henderson, bravo, bravo. Occhio che cosa che sei pure ammonito, Mi sa che in banchina non ho portato il portiere di riserva. Quindi occhio, occhio. Oddio, madonna mia, cosa abbiamo preso? Cosa abbiamo preso ad Haaland? Però perdiamo palla. De Vrij, tocco per... Mamma mia, Williams. Oddio mio, che madonna, che cosa sta accadendo? Non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so. Non si capisce più niente. Non si capisce più niente, non si capisce più niente. Haaland sull'esterno, attenzione qui. Bravissimo, Niakate, il capitano. Siamo in difficoltà, ragazzi. Siamo completamente in difficoltà. E che ticket, no, e che ticket. Già fa schifo quando sta bene fisicamente. Senza lucidità è proprio, non lo so, tipo Petagna. Zaha, attenzione, bravissimo Vini. Intanto Müller al West Ham, ho visto male, stacco. No, che azione. Vabbè, azione spettacolare. Odrio Zola, attenzione, bravissimo. Oddio, non volevo fare questo. Madonna mia, palleggiamo in faccia al in faccia a Guardiola. Guardaci Guardiola, guardaci come palleggiamo. Allarga dall'altro lato, ti prego, allarga. Bravissimo, Johnson, calcia e segna. 2-2, incredibile, incredibile. Restiamo agganciati alla Community Shield. Vini diventa buona per Mangala. Tocco interessante per Gibbs, che può appoggiare molto bene per Ikitike. Ikitike allarga dall'altro lato, non ci credo, sinistro. Rete 3-2, non ci credo. Gol di Johnson all'ultimo secondo. Non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è vero. 3-2 col Manchester City, assurdo, assurdo, all'ultimo secondo. Forse ci portiamo a casa il secondo titolo di questa carriera, la Community Shield contro il City, con 20 di lucidità, dopo che Haaland ha sbagliato il rigore, tanti gol mangiavi davanti alla porta da parte del Manchester City, i miracoli di Henderson. È successo di tutto, raga, di tutto in questa gara. 3 di recupero dall'arbitro fischi alla fine e incredibilmente in questo video vinciamo 2 finali e ci portiamo a casa 2 titoli. Guardiola, fai schifo, fai schifo.
pazzesco, raga. De Bruyne in lacrime, il Nottingham Forest vince il secondo titolo e Nyakate sta prendendo confidenza con questa alzata, perché adesso nel giro di praticamente 2 mesi si ritrova ad alzare, questa volta un bel piatto. Bravissimo Nyakate, bravissimo anche tu. Abbiamo fatto una partita non bellissima, bisogna essere sinceri, ma di corto muso l'abbiamo spuntata. Secondo trofeo, seconda vittoria, seconda partita portata a casa. A questo punto siamo andati avanti, signori, perché ci siamo qualificati all'Europa League e quindi giocheremo l'Europa League. Questo qui è il girone, abbiamo la Real Sociedad, abbiamo il Derry City e abbiamo lo Young Boys. Questo qui è il girone, non male, ci sono squadre comunque interessanti, però secondo me ce la possiamo fare. Veniamo da 2 vittorie molto molto importanti e soprattutto ho attivato nuovamente gli allenamenti, quindi la lucidità è molto più alta rispetto a prima. 20 prima, 62 adesso, quindi direi che un piccolo cambio c'è stato. Andiamo a giocare quindi la prima partita con la Real Sociedad, saltiamo la conferenza stampa e ci vediamo subito in campo per iniziare appunto questa competizione con l'obiettivo di vincerla. Andiamo! Tutto pronto? Ci siamo ragazzi, ci siamo! Belle queste grafiche! Cavolo, mi sa che non ho mai giocato l'Europa League io su questo gioco. Cioè, l'ho simulata un po' di volte, però ho fatto qualche partita di Europa League. Non mi ricordo, forse nella carriera giocatore? Boh, non lo so. Nottingham Forest, Real Sociedad, si parte adesso. Edward diventa buona per Ikitike, che può andare fino in fondo, poi allargata dall'altro lato. Molto bene per Edward, che si gira, poi porta palla, c'è tantissimo spazio, quindi devo approfittare, poi entrare dentro per Gibbs White, che carica col sinistro e fuori. Prima occasione buttata. Gibbs White diventa buona per Johnson, che prende la mira, spara in porta e c'è una super parata del portiere. Seconda occasione, poi evitano anche il calcio d'angolo. Che culo. Mangala, ok, triangolo, l'ho visto, era quello che volevo fare. Johnson, 1 contro 1, calcio in porta e calcia bene. 1-0, sblocchiamo il deck dopo 29 minuti. Avevo visto 30 minuti prima questo triangolo. Vamos! Rispondono loro, attenzione, no, dai. Ma perché mi devono segnare questi tiri da fuori a caso? Cioè loro tirano giusto per tirare, giusto per far vedere, e segnano. Ha segnato Sadik. Henderson alterna parate, cioè parate miracolosi a interventi che possono essere fatti meglio, cavolo. Ikitike diventa buona per noi. Gibbs White allaga dall'altro lato, occhio fuori gioco, è perfetto, 1 contro 1, prendi la mira e spara in porta. Ritorniamo in vantaggio. Ancora Johnson, signori, ancora il numero 20, il Messi del Nottingham Forest. Bravo. E Ikitike, attenzione qua, filtrante, tocco per Edwards, 1 contro 1, spara in porta e rete. Paper anche del portiere, tipo le mani bucate anche lui. Questa è una sfida a chi fa più papere. 3-1, signori, a un passo dal KO tecnico. Mendez, attenzione, cross dentro basso. Mamma mia, oddio, ma perché di testa? Ma perché? Ma su quale universo? Ma su quale universo il portiere la colpisce di testa? Ma scusami, ma che cosa sto vedendo in questa partita? E che dica per il KO tecnico, destro secco, pallone parato dal portiere, però è ancora buona per Magano. Il portiere fuori non l'ho visto, potevo calciare subito di prima. Attenzione qui che oggi è il giorno delle papere. Io non ho mai visto, cioè, una cosa, questa cosa in vita mia. Alza la Mangala e l'alzi male. Ok, retropassaggio. No, non ci credo. Occhio, attenzione, Sadio, tocco dentro, troppo spazio. Henderson, bravo, 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 bravo. Ma no, comunque stanno uscendo fuori delle partite spettacolari in questo video. Cioè, succede di tutto e di più. Papere, Eurogol, rigori sbagliati, falli da rosso. Ma veramente, boh. Vabbè, si stanno divertendo gli spettatori. Però noi, cioè, nel senso, cioè, vorrei anche vincere non soffrendo, ecco. Comunque, finisce qui, 3-1, buona la prima in Europa League. Seconda partita del girone di Europa League contro il Derry City. Poi vi aggiorno per quanto riguarda la classifica del campionato. Il Derry City ha battuto lo Young Boys 2-0, ok. E quindi abbiamo già forse un match scudetto, una sfida per il passaggio del turno, perché se li battiamo andiamo a quota 6, loro restano a 3 e nella peggiore delle ipotesi la Real Sociedad o lo Young Boys vanno a 3. Quindi riusciamo a distaccare appunto le altre. La squadra è confermata, siamo al 100%, anzi siamo al 99%. Andiamo a giocare, quindi saltiamo la conferenza stampa e andiamo a giocare la seconda partita di Europa League, la quarta del video. Tutto pronto? Ci siamo? Skippiamo ogni cosa, ogni cosa, ogni cosa. Inizia adesso Derry City, Nottingham Forest. Richard, attenzione qui, cross. Ok, rovesciata. Ah, guardavo lì, doveva stare quello. Cannolo, porca miseria. Andava in porta, andava in porta, era una bella rovesciata. Calcio d'angolo, ditelo ancora. Oddio, ma cos'è? Ma cos'è sta partita? Ma cos'è sto video? Perché davvero stanno accadendo cose strane. No, si è fatto male Gibbs White.
ecco, ci mancava un infortunio in questo video. Mancava solo questo. Filtrante regolare di Misiscia, Parenco. Non mettila. Ah, era fuori gioco, cavolo. Attaccano loro. Attenzione. Niente. No. Dai. Ma non puoi fischiare sti rigori. Questi qui sono rigorini qua. Porca miseria. Andiamo a sinistra. Va Henderson. Fa 2 su 2. Fare il rigore ad Haaland. E poi farà anche questo rigore. Porca miseria. Bravo Henderson. Ma che rischio. Gibbs White. Contropiede. Attenzione qui. Ike. 1 contro 1. Prende la mira. Spara in porta. Madonna mia. Non fatti più vedere. Sparisci. Vattene via. Ike. Attenzione qui. 1 contro 1. Può andare. Ci vuole riprovare. E questa volta segna. Allora puoi restare. 1-0. Sblocchiamo il match. Gibbs White è buona. Sinistro, destro, rete. Sì, bravo. Ancora Ike. Regolare. Ancora lui. Mamma mia. Mi risponde così. Risponde così alle critiche e agli insulti del suo mister. Bravo. Doppietta. E partita forse messa in cassaforte. E che Ike dentro bassa. E buona. Destro secco, capotecnico. Tutti a casa. Capotecnico, tutti a casa. Partita vinta. Andiamo al risultato. E finisce 5-1. Gol di Proler che è entrato. Va bene. E gol di Johnson. Siamo arrivati alla terza partita del girone. La squadra ha recuperato. E questa qui è la classifica. 6-3-3-0. Io direi, signori, che se battiamo anche lo Young Boys, il girone è finito, perché siamo già qualificati. Per quanto riguarda invece la formazione, eccola qua. E facciamo questa partita. E poi dopo facciamo un mini recap per quanto riguarda il campionato. Va bene? Saltiamo la conferenza stampa e andiamo a giocare contro lo Young Boys, che sono ultimi e quindi in teoria dovrebbero essere scarsi. Cheat. Andiamo. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Skippiamo ogni cosa e inizia adesso Young Boys Nottingham Forest. Vinciamo per andare direttamente agli ottavi di Europa League. Attenzione qui, sinistro, 1-0. Lo sapevo. La partita con la squadra più scarsa è quella che andiamo a perdere, porca vacca. Johnson diventa buona per Gibbs, prende la mira e spara in porta. Tutto a posto, raga, tutto a posto. Subito 1-1, non è successo niente. Vinicius, 36esimo, Shaparenko dentro per Mangala. Brutto fallo. No, dai, ma perché mi dovete far male i calciatori? Buttalo fuori, arbitro. Espulgilo. Non l'ha espulso? Che scandalo, cartellino giallo. È una vergogna, arbitro venduto. Attenzione, destro, niente. Richards, ancora noi, è buona, metterla dentro. Bassa, sinistro, rete. 2-1, andiamo avanti con Edwards. Che fenomeno, che talento. È indiano ragazzi e si vede. 2-1, Vini Sousa diventa buona per Shaparenko. Interessante per Gibbs White, che può appoggiare molto bene per Ike, che può andare fino in fondo per chiudere il match. Anche per questo qui, ai piedi quadrati. Sinistro, rete. Bravo Ike. Non lo capisco sto giocatore. Oh, delle volte freddo, delle volte invece la butta fuori di 4 metri. Cioè non riesce ad essere una via di mezzo. O è bravo o fa schifo. Bravo comunque adesso. Occhio, destro, rete. 3-2, non è finita. Ha segnato Kebab. Non è finita, ragazzi. Non è finita. Paradossalmente, come ho detto prima, la partita, quella più semplice sulla carta, è quella dove soffriamo di più. Elia, attenzione, Elia destro, rete. Non ci credo. 3-3. Non ci voglio credere. Gol di Elia di nuovo. 3-3 al 69esimo. Ma vergogniamoci tutti, porca miseria. Attaccante extra, terzino offensivi. Dai, era il match point. Il match point per andare agli ottavi lo buttiamo così contro i giovani ragazzi. Dai. Ike protegge palla. Tocco interessante per Gibbs White, che è un po' lento. Quindi allaga dall'altro per Williams, che rallenta. Vuole andare dentro basso. Lo palla grande. Shaparenko si gira. Poi dentro per Mangala di prima. E buona. Johnson si gira. Johnson, rete. Sì. 4-3 Johnson. Impazzisce, signori. Impazzisce di gioia. Bravo Johnson, bravissimo. Match point per andare agli ottavi. Lo segna Johnson a 4 minuti dalla fine. Adesso resistiamo. Perdono palle i giovani ragazzi perché sono emozionati. Ike, attenzione qua. Ike, altra dall'altro lato. Volevo fare proprio questo. Oh, era bella. Attenzione, non ci credo. Come si salvano. Occhio al recupero perché sono 30. Sono praticamente 20 secondi e finita la partita. Arbitro, se dai uno devi fischiare adesso, eh. E non fischi, porca di quella vacca. Allora dai due. E a centrocampo. Bravo Richards. Occhio all'angolo. Dai. Ma perché non ha sparato via? Io ho cliccato il tasto, non ha fatto nulla. Calcio d'angolo, attenzione, di testa lontana via. A questo punto sì. L'arbitro fischia alla fine. 4-3, vinciamo e andiamo direttamente agli ottavi di Europa League.
Siamo arrivati a questo punto agli ottavi e, signori, abbiamo il Fenerbahçe. Però questo video finisce qui. Abbiamo fatto 3 partite del girone più 2 finali, quindi 5 partite in totale, più anche il calciomercato. Quindi secondo me è venuto fuori un video bello bello importante. Però vi ho promesso una cosa, ovvero il riepilogo per quanto riguarda la Premier League. Non sto guardando assolutamente nulla, siamo decimi. Mamma mia, come prima. Oh, evidentemente questa squadra è, non lo so, è specializzata nelle coppe, perché non si spiega. Cioè, anche l'anno scorso decimi, e anche in questo caso la stagione è praticamente finita, perché non possiamo arrivare più in Champions League. 53-38, come cavolo li recuperiamo questi punti? È impossibile. Quindi anche in questo caso l'unico modo per andare nella competizione successiva, quindi in questo caso la Champions League, è vincere l'Europa League, perché non potremo mai recuperare tutti questi punti anche giocando. Pazzesco, raga, pazzesco. Questo Nottingham Forest è in versione coppa a questo punto. Questa è la squadra. Occhio, perché Mangala forse si è fatto male, quindi ha un meno 2. Per il resto Edwards 89, Johnson 88 e Kittik 83. La squadra sta crescendo veramente bene. Richards non sta crescendo, e ormai siamo a metà stagione. Era un 77 ed è rimasto 77. Quindi non lo so, vediamo l'anno prossimo se prendere in considerazione l'idea magari di prendere un altro terzino sinistro. Anche Henderson era 83 ed è rimasto 83. Però lui sta giocando molto bene, quindi al di là dell'overall può essere tranquillamente confermato. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Nel prossimo episodio, che uscirà o domani o dopodomani alle 14:30, giocheremo tutta quanta la stagione, quindi gli ottavi, andate in ritorno, se vinciamo quarti eccetera fino alla fine. Se perdiamo, e a questo punto andiamo direttamente alla stagione successiva, perché in Champions, in Premier League, non ci si può più arrivare. Io vi saluto e vi ringrazio, qui dal Nottingham Forest è tutto, ci vediamo alla prossima, bella!